Allora, ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, siamo qua dopo 3 giorni di fiera di Ibiza, Isole Baleari, una fiera dedicata al turismo, sostanzialmente ristorazione, alberghi, catering. Siamo venuti qua a parlare dei probiotici, delle pulizie. Abbiamo contattato centinaia di persone perché volevamo spiegare che cosa a queste persone. Volevamo sensibilizzare tutte queste persone a comprendere che fare il turista, che sia un'isola o che sia una terraferma, comunque ha la sua responsabilità. Ognuno di noi, ogni volta che va in un ristorante, che va in un albergo, che va in un bed and breakfast, usa dei detergenti. Chi pulisce le lenzuola usa dei detergenti. E poi questi dove vanno? Nel mare. Nel suolo e nel mare. Nel suolo e nel mare, quindi per finire di lamentarci dobbiamo cambiare le nostre abitudini e considerare che il turismo porta con sé, oltre a tanti soldi, oltre al divertimento e al relax, una serie di problemi che sono facilmente evitabili, come raccontiamo noi. Soprattutto prendersi la responsabilità, ognuno di noi, quando andiamo da qualche parte, di vedere che cosa portiamo e che cosa lasciamo e dove andiamo, perché no, chiedere come si usa, si lava le lenzuola, che cosa usano, perché per esempio a Ibiza ci sono milioni di persone che arrivano e pensate quanti milioni di persone che arrivano sul suolo e noi veramente dobbiamo proteggere, come proteggere del resto qualsiasi ambiente del pianeta. Quindi possiamo chiedere come vengono fatte le pulizie, noi stessi fare le pulizie se prendiamo l'appartamento con un probiotico. Evitare di andare con lo shampoo di plastica, ma portarsi via uno shampoo che si porta a casa, oppure un sapone con confezione di carta. Quindi adottando tutta una serie di misure che fanno bene in primis a noi, alla nostra pelle, a tutto il nostro mondo, diciamo, i vestiti eccetera, e subito dopo l'ambiente in cui siamo ospiti, perché dobbiamo ricordarci che noi siamo ospiti su questo pianeta. Certo, certo. Quindi abbiamo creato uno stand che tra l'altro, come vedete, è come un giardino in mezzo a cibo, vino, e molte persone si sono fermate, moltissime persone, molto interessate. Devo dire che c'è un grande cambiamento, quindi siamo soddisfatti, no? Molto incuriosite da questa informazione che portavamo, perché l'innovazione sta nel fatto che il probiotico esce dalla pura ideologia che fa bene solo alla nostra pancia, al nostro stomaco, al nostro intestino, ma invece lo portiamo nella vita di tutti i giorni e con noi quando facciamo i turisti. È importantissimo ricordarcelo, dobbiamo ridurre il nostro impatto. Quindi vi salutiamo e vi chiediamo ogni volta che andate, iniziate un viaggio o andate per un giorno, di pensare cosa avete nella vostra valigia e che cosa fanno nel posto dove andate a dormire. Con questo messaggio vi salutiamo e vi ringraziamo tutti. Ciao, ciao, ciao.